battaglia sui diritti civili al centro-destra non interessano, dice Bolzonello. Da noi proposte concrete, mai insulti, replica Fedriga. Polemica torna al 112 dopo il Maroli di Slocar sabato mattina da parte di Camber di Forza Italia, che attacca la gestione dei servizi, e la Telesca risponde ancora. Basta con i proclami elettorali sulla sanità triestina, urge un programma mirato con proposte concrete, così i sindacati sanità in risposta alla politica. Medaglia del comune a Erminia, Dionis Bernobi, esule istriana, testimone della tragedia di Norma Cossetto. Per troppo tempo non ho potuto raccontare nulla. Derby amaro per i 7.000 dell'Almarena, Udine vince dopo due supplementari, persa l'imbattibilità casalinga, per arrivare prima a Trieste deve vincere a Montegranaro. Scontro fra tifosi nel prepartita del derby, un triestino e un friulano rischiano il DASPO, indagini in corso della questura, la Digos sta visionando le immagini. Un punto che muove seppur di poco la classifica della Triestina, quello ottenuto a Gubbio ieri dai ragazzi di Principali, all'Unione mancano tre partite, di cui due a Rocco. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4 che si occupa innanzitutto della pagina politica. Al centrodestra non interessano i diritti civili. Così Sergio Bolzonello torna all'attacco, in particolare di Massimiliano Fedriga, candidato di centrodestra. Il candidato presidente della regione per il centro-sinistra Sergio Bolzonello ribadisce un concetto. Soltanto la sua coalizione ha a cuore i temi collegati ai diritti civili. Il bersaglio, innegabilmente, questa volta è Massimiliano Fedriga. Cosa ha fatto in questi anni? In questi anni per ben due volte si è astenuto sull'inasprimento delle pene per il femminicidio. E questo penso sia veramente un qualcosa di gravissimo. In più ha votato contro sul biotestamento, ha votato contro sulle unioni civili, insomma ha votato contro su tutti quelli che sono i diritti che questa società si è in qualche modo conquistata. Io penso che questo non possa non essere tenuto conto nel momento in cui si decide scientemente di dare il voto a una persona che fa della paura uno degli elementi fondamentali della sua campagna elettorale. Bolzonello però ha ben presente la contrapposizione fra diritti civili e diritti sociali. Non sono due partite separate, sono l'unica partita in cui si tiene insieme la volontà delle persone di autodeterminarsi, la volontà delle persone di essere davvero comunità. E anche in questa diatriba rivendica quanto fatto dalla giunta regionale uscente, che di conseguenza è la falsariga di come si comporterà in tal senso la coalizione. I diritti sociali sono un qualcosa di fondamentale che infatti questa giunta regionale, questo candidato presidente ha sempre fatto sia da sindaco di Pordenone sia da vicepresidente della regione, e poi ci sono i diritti civili che sono l'altra partita ancora, e dall'altra parte si batte sulla paura, sul fatto di dividere, sul fatto di contrapporre e non di unire. Da loro insulti, da noi proposte concrete, la replica di Massimiliano Fedriga, che lancia anche l'idea di un assessorato alla disabilità. Sì, vabbè, ma ormai mi danno del medievale, di tutto, vabbè, ma insomma, prendo le offese con un sorriso, io vorrei rispondere a questa gente e non invece a fare sterili polemiche che mi sembrano inutili quando abbiamo cittadini che vivono uno stato di estrema difficoltà. Andare sul campo dell'offesa mi sembra prima di tutto non offensivo nei miei confronti, ma offensivo verso queste persone. La replica di Massimiliano Fedriga all'attacco di Sergio Bolzonello sui diritti civili arriva a stretto giro di posta, alla fine di un incontro pubblico durante il quale il candidato presidente per il centrodestra ha illustrato l'iniziativa di istituire un assessorato alla disabilità qualora si affermasse la coalizione. Penso che purtroppo il paese, non soltanto la regione, abbia avuto un regresso per quanto riguarda la risposta a una fascia della popolazione che per quanto ci riguarda è fondamentale. Basti pensare all'assegno di 280 euro al mese che viene erogato rispetto a situazioni che delle volte sono veramente gravi e devono trovare un'assistenza da parte del pubblico. Io vorrei una delega specifica che possa raggruppare tutte le diverse esigenze, da quella sanitaria ovviamente, ma quella del welfare, a quella del lavoro, a quello dello sport, e che possa essere punto di sintesi per dare risposta a questa popolazione. Fedriga ha inoltre ribadito la posizione della Lega e della coalizione per quel che riguarda la ferriera. Ho la posizione netta che ha sempre avuto la Lega, ovvero quella di rivedere l'AIA. Attraverso la revisione dell'AIA sono convinto che potremmo risolvere definitivamente il problema dell'area caldo.
Nuove polemiche intorno al 112, il numero unico per le emergenze, dopo il malore che ha colpito il candidato in consiglio regionale della Lega, Danilo Slocar, sabato mattina. Piero Camber di Forza Italia e l'associazione Costituzione 32 puntano il dito contro la gestione del servizio a partire dalla telefonata al centralino. I tempi assurdi, quando uno ha un sospetto infarto che potrebbe diventare un ictus, ogni secondo è prezioso. È una questione di tempi, in particolare quelli di chiamata al numero d'emergenza. A trovarsi nell'occhio del ciclone ancora una volta la gestione del 9112, nella fattispecie il malore che ha colpito sabato il leghista Danilo Slocar. Il candidato al consiglio regionale di Forza Italia, Piero Camber, torna in maniera critica sulla telefonata al 118 effettuata dalla detto stampa dello stesso Slocar, a cui fa coro anche una nota stampa dell'associazione Costituzione 32. Questa persona si sente male, Danilo Slocar, in stazione marittima. Alla prima interrogatorio, chi è, come si chiama, dove chiama, allora le passa la seconda telefonata, ripeti tutto quanto da capo e poi mi dia l'indirizzo. E lui dice stazione marittima, Trieste, ma l'indirizzo non lo so. E sto poveretto correva in giro per la stazione marittima chiedendo datemi un indirizzo. Morale, abbiamo la foto della telefonata, morale 3 minuti persi al telefono. Più 8 minuti di arrivo dell'ambulanza, fate un po' conto, 11 minuti in attesa, poteva essere un ictus, poteva diventare una paresi se non una morte. Per fortuna tutto è andato bene, il personale è ottimo. È necessario che torniamo al vecchio sistema, un numero unico almeno per ogni provincia. Camber in merito ha ben apprezzato gli interventi di solidarietà di alcuni politici di centrosinistra, meno invece le parole dell'assessore regionale alla salute Telesca. Nei 30.000 visualizzazioni fatte su Facebook, chi capisce di questi numeri sa che è un numero altissimo, ho avuto la solidarietà dell'assessore Pannuntin, ad esempio del dottor Bonivento, anche qui candidato, tra l'altro in appoggio al centro-sinistra, a fronte di parole, chiedo scusa, basse e volgari da parte dell'assessore Telesca, la quale parla di sciacallaggio e termini simili. Quando si sbaglia bisogna avere il coraggio di dire ho sbagliato e cercare di trovare soluzioni per correggere, perché la salute pubblica è un bene assolutamente primario. A stretto giro la replica dell'assessore Telesca. Il consigliere comunale Camber si è avventurato a dire che l'operatore del 112 avrebbe chiesto il numero civico della stazione marittima come condizione per inviare un'ambulanza a una persona colpita da infarto. Lo invito a essere prudente e responsabile perché ci sono, dice, le registrazioni che lo smentiscono. Lo ha affermato l'assessore regionale alla salute Telesca in relazione alle accuse del consigliere comunale di Forza Italia Piero Camber, che ha riferito di presunti ritardi perché l'operatore insisteva a chiedere il numero civico della stazione marittima di Trieste. L'intervista a Sores si rende noto è fatta mediante Medical Priority Dispatch. Per l'ambulanza tra contattato attivato e partito passano solo 12 secondi con tempo di arrivo di 7 minuti. È stato teletrasmesso l'ECG in perfetta sintonia con l'unità coronarica e in 26 minuti è stato trasportato il paziente con diagnosi di STEMI e, dice la tedesca, sono i tempi migliori dello standard di riferimento. Ricordando che già in passato, dice, è stato necessario presentare degli esposti alla magistratura per tutelare il buon nome degli operatori del 118. Proseguiamo in ambito sanitario, qui con i sindacati di sanità che fanno un appello alla politica. In sostanza basta proclami, le proposte devono essere mirate e puntuali con un programma preciso. Partiamo così nella gestione con un braccio, io dico così figurativamente, legato dietro la schiena. L'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste continua a disporre di risorse finanziarie insufficienti e la denuncia formulata da CGL CISL UIL nel corso di un incontro svoltosi stamane nella sede di Via Pondares. Da un sottofinanziamento nel 2017 pari a 12 milioni di euro, spiega Rossana Giacaz, si è passati a una situazione meno critica grazie a una manovra regionale che ha parzialmente ridotto il buco portandola a meno 4 milioni. Ma questo ammanco si riflette evidentemente sulle attività dell'azienda. Non c'è sviluppo, non ci possono essere assunzioni, ci possono essere solo tagli e manovre risicate in un contesto che abbiamo sempre detto essere veramente grave per quanto riguarda il personale e per quanto riguarda l'utenza. Ed è proprio la carenza di personale che l'azienda registra già da tempo a rappresentare una delle maggiori criticità. Abbiamo una politica di assunzione del personale prevista per il 2018 estremamente esigua, a fronte di almeno 100 uscite di colleghi che vanno in pensione o che si trasferiscono, chiedono mobilità, ad oggi sono previsti solo 21 ingressi. Questo è chiaramente ci preoccupa moltissimo per quella che è la tenuta del sistema, per quella che è l'attività che viene svolta
nei reparti e nei servizi, ma anche per quelle che sono le realtà degli uffici interni, che ormai non reggono più l'urto di una burocrazia, di regole e norme sempre più pressanti e che hanno necessità di ore lavoro, necessità di professionalità da acquisire. Un altro aspetto di criticità evidenziano i rappresentanti sindacali sono i posti letto, che a Trieste, città con un tasso di popolazione anziana elevatissimo, assume una particolare valenza. In questo momento noi abbiamo la risposta in ospedale, sappiamo che è quella che è, perché ci sono state riduzioni di posti letto, ma il territorio non riesce a compensare il bisogno dell'assistenza territoriale. Questo è il vero dramma, e senza risorse ulteriori noi staremo nel mezzo del guado. Abbiamo posti letto insufficienti e abbiamo risposta territoriale, per quanto importante e per quanto che i nostri colleghi danno il massimo, è insufficiente per i bisogni della città. 3 giorni di lavori per Pneumo Trieste 2018, il congresso di pneumologia inaugurato oggi. Fra gli argomenti dei vari focus, attenzione alla questione della TBC risolta a Trieste dopo il caso di qualche anno fa. La consegna da parte del sindaco di piazza del sigillo 300esco del comune al professor Mario Ravaglione, già responsabile del programma globale tubercolosi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inaugurato oggi al Savoia il congresso Pneumo Trieste 2018, che riunirà esperti internazionali nel campo delle malattie respiratorie. Malattie che nella nostra regione, come ha sottolineato il professor Marco Confalonieri, direttore della struttura complessa di pneumologia dell'ASUIZ, registrano una crescita dovuta a più fattori. Intanto il numero di anziani presenti in regione, per non dire dei cattivi stili di vita, il fumo su tutti, nonché delle epidemie. Parte del convegno sarà comunque riservata alla TBC, alla luce del caso registrato in provincia di Udine, nonché della presenza del professor Ravaglione, che diede il proprio inestimabile contributo qualche anno fa, quando a Trieste scoppiò una piccola epidemia. È una malattia che va affrontata in maniera adeguata, fornendo ovviamente tramite il sistema sanitario tutti i servizi necessari per fare una diagnosi precoce, in modo da interrompere la trasmissione, perché poi il malato, una volta messo sotto gli antibiotici corretti, eccetera, nell'arco di 2 o 3 settimane non è più contagioso ad altri. C'è un ulteriore problema che riguarda una prevenzione più radicale. La tubercolosi è una malattia della povertà, è una malattia che va alla grande dove c'è appunto povertà, dove c'è malnutrizione, dove ci sono condizioni di vita disagiate per via di numerose ragioni che convergono poi nel provocare questo tipo di diffusione di una malattia come la tubercolosi. Quindi occorre anche promuovere tutte quelle che sono i mezzi che abbiamo a disposizione, la protezione sociale, l'accesso universale, che in Italia fortunatamente esistono, ma in molti paesi non esistono, ed è questo il problema più importante. Intercettati 3 cittadini ucraini in atteggiamenti sospetti in prossimità delle barche ormeggiate sul rio Ospo a Muggia. I carabinieri tra il 14 e 15 aprile li hanno notati in atteggiamento sospetto all'interno della loro auto. È stato trovato tutto l'armamentario atto allo scasso. Stavano evidentemente facendo un sopralluogo in vista di un colpo. Sono stati segnalati alla procura e l'attrezzatura, gli arnesi atti allo scasso, sono stati sequestrati. Leggiamo direttamente dal sito online del quotidiano Il Piccolo invece notizia su Monfalcone: l'ex supermercato Ardi pronto a diventare un centro culturale islamico, una folla alla presentazione del progetto. Bu Konate, rappresentante della comunità islamica di Monfalcone: noi immigrati siamo il 20% dei residenti, giusto avere un nostro spazio, non siamo fondamentalisti, si legge nel pezzo di Laura Borsani, notata a quanto pare l'assenza del sindaco. Torniamo a Trieste, toccante e partecipatissima la cerimonia in comune per il conferimento di un riconoscimento ad Erminia Dionis Bernobi, istriana, vittima dell'esodo e anche testimone in qualche modo della tragedia di Norma Cossetto. Io ho sofferto per 40 anni, anche più, perché dovevo stare zitta. Finalmente abbiamo potuto parlare, abbiamo parlato poco magari, ma comunque quello che mi porto dietro rimane. Un silenzio durato decenni, quello di Erminia Dionis Bernobi. Costretta a fuggire da Visinada nel 1946, era riuscita ad identificare uno degli aguzzini di Norma Cossetto, stabilitasi a Trieste, ha costruito con fatica ed impegno una carriera nel mondo della sartoria, senza perdere di vista chi, come lei, ebbe a soffrire il dramma dell'esodo. Quello che ho dentro non devo dirlo a nessuno, non è cose che
sono cose che me le porto dietro, che, sofferte, magari sì, certo, sofferte per tanti anni, perché si doveva tacere. Oggi, in un salotto azzurro gremitissimo, Erminia Dionis Bernobi ha ricevuto dalle mani del sindaco di piazza la medaglia ufficiale in bronzo del comune, segno di stima e di apprezzamento per una persona che ha saputo ricostruirsi una vita partendo dalle proprie sofferenze. La voglia di lavorare, di essere presente, di aiutare i giovani, anche gli anziani, ma soprattutto anche i giovani, e di non dire mai niente male di nessuno, soprattutto aiutare tutti. Orfana di padre dall'età di 6 anni, Erminia Dionis Bernobi da 40 anni presiede il fondo di assistenza Luigi Cristiani, che sostiene gli artigiani anziani in difficoltà economiche. Cavaliere della Repubblica dal 2004, da anni collabora con il comune attraverso l'inserimento lavorativo di persone disabili nella sua sartoria di Roiano. Versavano e versano tuttora, perché ripeto, lei da 40. Ci vediamo tra poco con una ricca pagina sportiva, restate con noi. Riprendiamo il TG con la pagina sportiva. L'Alma Trieste ha perso il derby casalingo con la GSA Udine per 79-85, sconfitta dolorosa perché oltre alla delusione dei 7.000 e oltre sugli spalti, ora Trieste, per confermare il primo posto in classifica, deve andare a vincere l'ultima di campionato in trasferta a Montegranaro. Perdere un derby in casa dopo due supplementari fa male. Farlo davanti al muro rosso dell'Almarena, oltre 7.000 sugli spalti, record ogni epoca, acuisce il patimento. Ma reso l'onore delle armi a Udine, che meritava di vincerla già nei regolamentari, resta la necessità di archiviare un evento che resterà negli annali dello sport regionale. La sceneggiatura è quella di un thriller. Il copione sembra scontato. L'Alma parte forte con Mussini e un Bowers subito protagonista con tre triple, centrale dall'angolo destro e dalla parte opposta. Sul 13-4 in sala scrocchiano i popcorn, poi l'imprevisto. Elbio subisce un colpo al sopracciglio ed esce. La GSA ne approfitta, rientrando a contatto sul 15-11. Poi non si capisce più dove il regista voglia andare a parare. Il gioco si imbastardisce fra forzature individuali e percentuali al tiro scarse. La GSA, con lunghi rocciosi e difesa arcigna, sguazza nel suo brodo. Pinton, Busciati, Coupain trovano la via del canestro sia da tre punti che da sotto, coinvolgendo Mortellaro. Udine va due volte sul più 6 e nemmeno una schiacciata di Green basta a ribaltare l'inerzia. Il sipario si riapre sul 32-34, ma gli ospiti hanno qualcosa in più. Dykes e Raspino coltivano il vantaggio bianconero. Trieste perde palloni a raffica e spara salve da tre. Sono ancora le invenzioni di Bowers a tenerla a galla, insieme a qualche sprazzo di Daros. Se non fosse per tre errori consecutivi da sotto canestro, la GSA potrebbe già festeggiare l'Oscar di giornata. Si entra nell'ultimo quarto sul più 7 friulano. Sino a 4 minuti e spiccioli dal termine, nulla fa pensare a una rimonta, perché i ragazzi di Lardo sono perfetti, mentre l'Alma getta al vento diverse occasioni. Poi il colpo di scena. In 50 secondi Trieste confeziona un parziale di 8-0. Tutto nasce dalle mani di Cavaliero, prima freddissimo al tiro, e prosegue con la tripla e l'appoggiata di Mussini. L'Alma riporta pure la testa avanti con la seconda tripla di Dani. Nel minuto finale però i tiri liberi sentenziano, supplementari. Il primo sembra parlare dialetto nostrano, con Green ad inchiodare a canestro e Bowers ad avvicinarsi ai 26 punti finali. Ma Udine non accusa mai il colpo e con Busciati, Coupain e Raspino resta a contatto sino al 71 pari, che Giavonte non modifica con l'ultima preghiera. Il secondo overtime rivela definitivamente il protagonista della pellicola, Kendall Dykes. Sua la penetrazione più falla in apertura, sua la tripla allo scadere dei 24 secondi, suo il tiro che sigilla la vittoria. Udine conquista i playoff vincendo anche il secondo derby stagionale per 85-79. È il primo KO all'Almarena dopo 28 vittorie consecutive in stagione regolare, ma soprattutto mette il primo posto in bilico. Per assicurarsi il fattore campo nei playoff, Trieste deve andare a vincere l'ultima gara in calendario sul difficilissimo campo di Montegranaro. Il film non finisce qui. Allora, appuntamento a stasera alle 21 al Caffè dello Sport con noi Andrea Pecile, Alberto Tonuti, il mago Di Mauro, Luca Sfinazzi della Triestina e Giorgio Veglia, allenatore della pallamano Principe Trieste. Subito dopo il derby, lo sfogo del presidente dell'Alma, Gianluca Mauro. Però per fare queste partite ci vogliono i c***i e noi non li abbiamo usati, questo è. Abbiamo usato il viva l'Apple Bomb, quindi dalla prossima partita fuori le palle si va a giocare, perché io voglio arrivare primo. Se no, se arriva primi, vanno tutti a Madonna di Rosa, che è a Pordenone in ritiro, per 15 giorni. Io
perdere così, non accetto. Non accetto di perdere così. Tutto lì, perché la squadra, questa squadra non è inferiore a quella che ha giocato, e perderla punto a punto come l'abbiamo persa all'andata vuol dire che noi abbiamo giocato senza palle. Poi zone miste, bizone, quadrizone, quello che volete voi, scrivete tutto quello che volete, che va bene, per me va benissimo, io non entro nei dettagli tecnici, però questa partita bisognava vincerla con le palle e noi abbiamo giocato a biglie. Stop, finito, questa è la verità. Domande? Bene, buon proseguimento. Poi un'altra notizia meno positiva, un tifoso, o meglio, insomma, se volete definirlo così, in entrambi i casi, triestino e uno friulano, rischiano un DASPO per gli incidenti nel pre-partita del derby. Adesso stiamo recuperando il servizio, eccolo qua. Queste le immagini relative allo scontro fra i tifosi friulani ed un isolato triestino non facente parte di alcuna tifoseria organizzata e a quanto pare in stato di alterazione alcolica, che ha risposto alle provocazioni della curva della GSA Udine nel prepartita. Parapiglia con le forze di polizia per poco più di un minuto con i tifosi bianconeri che hanno tentato di scavalcare le barriere nonostante i richiami fisici e verbali degli agenti. La situazione si è risolta in breve e non si ha notizia di altri episodi spiacevoli. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti della questura con visionamento delle immagini della Digos da diverse angolazioni per acclarare definitivamente le responsabilità delle persone coinvolte. Due in particolare, il tifoso triestino e un friulano che ha risposto alzando le mani, potrebbero essere a rischio di eventuali provvedimenti. Triestina invece ha conquistato un punto e rimonta a Gubbio, 1-1 il finale. Gli highlights nel servizio di Bernardo Gulotta. Il finire di campionato, le fatiche fisiche e mentali spese contro il Padova, l'avversario volenteroso, questi alcuni elementi che hanno portato al punto conquistato dalla Triestina ieri pomeriggio a Gubbio. Una partita piuttosto bloccata, con l'Unione che ha mantenuto per lunghi tratti un atteggiamento prudente e il Gubbio che con tenacia ha cercato di mantenere maggiormente la regia della gara. Appena alla mezz'ora la partita si accende, con la Triestina che ruba palla sulla tre quarti per involarsi verso la porta avversaria. Dall'assist di Bracaletti, l'Unione reclama un fallo in area ai danni di Arma, motivo inoltre che alimenta focose proteste tra i giocatori in campo, con Coletti uno dei più caldi della squadra ospite. Il gioco riprende e dopo pochi minuti ancora i rosso labardati arrivano pericolosi in area, stavolta di testa in tuffo, con Bracaletti ben servito da Porcari che manda fuori. La partita rimane nervosa, l'arbitro interviene sventolando un giallo a squadra. Il primo tempo si chiude con un tiro dalla distanza del Gubbio e un altro giallo, stavolta Valagussa, per intervento su Porcari. Si ricomincia con gli stessi effettivi e con la Triestina che al secondo minuto confeziona una colossale palla gol. Pozzebon sfugge a sulla sinistra, gran pallone sul secondo palo con Arma che calcia potente a botta sicura. Volpe è prodigioso e distinto sventa il pericolo. Al decimo il Gubbio trova il vantaggio dopo lo scambio Calombo-Valagussa, con quest'ultimo che calcia senza pensarci troppo. La respinta di Boccanera però termina vicino a Casiraghi che per primo tocca la sfera superando la linea di porta. La Triestina reagisce al 69esimo con un'azione un po' fortuita dove Mensa è decisivo con la sua botta a rete per arrivare al pareggio. I ragazzi di Principali si galvanizzano e alzano il ritmo, rimediando però più cartellini gialli che occasioni. Al 94esimo l'arbitro decreta la fine della contesa mandando i ragazzi negli spogliatoi. Posta divisa a metà per le due squadre, la Triestina sale a 42 e il Gubbio è in fondo alla classifica con 33 punti. Chiudiamo con un servizio particolare, una gara sportiva dove l'obiettivo è tagliare il traguardo senza essere colpito dagli zombie, sì, gli zombie che infestano il tracciato. Stiamo parlando della Zombie Italian Run, evento che sabato ha fatto tappa a Gorizia. Buona serata. Più che una corsa, una fuga, quella organizzata a Gorizia sabato pomeriggio, la Zombie Italian Run ha toccato anche il capoluogo isontino. Si tratta di un evento particolare che unisce alla corsa il tema degli zombie. Il mondo del cinema in generale, tra film e serie TV in questi anni, ha calcato la mano seguendo il filone dei morti non morti. Dalla notte dei morti viventi a Resident Evil, da Benvenuti a Zombieland a World War Z. Per non parlare poi della pluripremiata serie The Walking Dead, tutti elementi che in un modo o nell'altro hanno portato un certo interesse per il tema, ripreso dunque con eventi come quello vissuto a Gorizia. Una corsa di fuga dove si può partecipare come umano o come zombie, i primi che fuggono dalla morsa dei secondi, che infettano i corridori toccandoli con una vernice sulle t-shirt. Tra le regole dunque, da parte di chi scappa c'è la possibilità di tagliare
raggiungere il traguardo incolume, quindi come sopravvissuto senza essere mai stato toccato dagli zombie, come infetto, qualora verniciato con un solo centro marcato, come contagioso se i centri sono due o come nuovo zombie nel momento in cui i non morti riescono a toccare la preda per tre volte. Il percorso goriziano è partito da Piazza della Vittoria alle 18, seguendo un itinerario cittadino. L'evento ha coniugato dunque sport e divertimento, potendo intraprendere due ruoli distinti. Alla corsa, 6 km circa, sono stati affiancati anche intrattenimenti musicali, stand enogastronomici e ulteriori iniziative a tema.